lei mi chiama maestro, che è una parola un po' impegnativa e grossa. Vabbè, comunque va bene. Sì, io ho cominciato da niente, istintivamente, per una passione innata verso l'arte. Io ho cominciato dipingendo per qualche anno, poi ho abbandonato completamente la pittura e mi sono dedicato alla scultura, perché mi sembrava di poter realizzare meglio quello che avevo in mente, cioè di celebrare la bellezza femminile. E così mi sono dedicato a modellare queste donne, queste statue, perché così il sogno che restino immortalate nel tempo, di bloccare la bellezza nel bronzo che resterà per sempre, insomma. Non ho fatto scuole, ho qualche maestro ideale nella mia testa, però non ho avuto una vera e propria scuola, tipo accademia o liceo, cose del genere. Così, perché io penso che, tra l'altro, specialmente la scultura sia una cosa che non si impara, o si ha questo istinto primitivo che lo hanno anche i bambini. Quelli, se tu a un bambino dai in mano un pezzo di plastilina o qualcosa, lui si mette a fare un pupazzetto o qualcosa. È qualcosa che nasce istintivamente. Da quanti anni si sta dedicando a questa? Circa 45 anni circa. Quindi ne ha realizzate centinaia? Sì, sì, 270 circa finora. E continuo a fare, anche se a ritmo ridotto, perché così un po', perché c'è anche difficoltà, non c'è richiesta, non c'è la dedizione, la passione. 20 anni fa, 30 anni fa era diversa la situazione. Per esempio, qui nel mio paese, a Pieve di Soligo, sono state delle persone che mi avevano stimolato a presentare un progetto per la piazza di Pieve di Soligo, che è molto spoglia, ha solo una fontana fatta negli anni 20-30, credo, senza nessun adorno, senza niente. E io ho progettato queste figure di fanciulle che sorreggono rami di vite con grappoli di uva, che sarebbe stata una celebrazione anche per questa nostra zona, tanto celebrata per il Prosecco. Però l'affare non si realizzerà, non andrà in porto, perché appunto non c'è l'interesse da parte di industriali che avrebbero potuto in qualche maniera finanziare l'opera. Il comune non può, secondo quello che dicono, e così resterà un sogno morto. Un'altra domanda, maestro, cosa consiglierebbe a chi, giovani e meno giovani, visto che l'arte non ha età, a coloro che volessero mettersi in gioco e mettere a prova le proprie capacità in un campo di questo genere così bello e così interessante? Consiglio sarebbe di provare a fare, di provare con le proprie mani, chiaramente bisogna avere però un sogno in mente, perché se uno non ha il sogno non può neanche raggiungerlo, non può concretizzarlo, e quindi l'unica cosa che muove è la passione. Se un ragazzo, io credo che ci sia gente, però non trova poi gli stimoli, non trova l'ambiente, non trova le persone che lo aiutano, che lo stimolano.